Ok, pronti? Oh, oh, è un ricordo! Noi tre! Oh, quando abbiamo organizzato un ballo a tema mostri! Oh, quando ti abbiamo lasciato in un fosso! Oh, ci sono! Quando ti abbiamo legato i fili alle braccia e facevi la marionetta! Oh, per i biscotti avete indovinato! Stavo quasi per svenire! JP, non devi trattenere il respiro mentre giochi! Le regole del gioco dei Mimi dicono nessun suono e io voglio giocare in modo corretto! È il tuo turno, Craig! Oh, ricordo, ricordo! Ricordo, ricordo! Quella volta che facevamo le statue per non farci vedere dai corvi. Ho capito, quella volta che eravamo delle statue. Devo andare a casa. Ehi, parlare è contro le regole, brutto imbroglione. Non fa parte del gioco. Io devo andare a casa subito. Cosa? Ma perché? È solo che devo andare. Oh, sì, devi andare. Ok, allora basta che vai fuori. Io non posso. Oh, ma perché no, Craig? Credo che Craig abbia bisogno di... Basta! Non dirlo, per favore! JP, il bagno di casa tua è 13 volte più vicino del mio! E tu come fai a saperlo? Ho un piano di emergenza bagno, tutti dovrebbero averne uno! Ah, è urgente! Ok, ok, andiamo! Ti ci porto io, amico! Respira e non pensare! Respira e non pensare! Cassie, tu vieni! Per guardare Craig fare... Non dirlo! No, rimango qui, mi piace stare da sola! Da sola con Mortimer, ovviamente. Ok, ci mancherai. Vai, 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 vai! Ok, ci vediamo dopo, Kelsey! A piccoli passi, non correre, Craig! Ok, corri! Oh, dai, non era così male. Fantastico! Finalmente posso finire di scrivere Robin e la spada della neve! Robin cadde al suolo stringendo la ferita sul suo braccio. Il taglio che aveva le faceva davvero malissimo. Il re degli orchi rideva. No, sghignazzava. No, rideva. Sembra che tu... Sembra che tu sia stata abbandonata un'altra volta. Oh, questa è buona. Robin sorrise. Oh, non sono sola, perché ho la mia spada. La spada della neve, quella del titolo. Ha! Non hai alcuna speranza. Solo la spada citata nella profezia può sconfiggermi. E quella spada è stata distrutta nell'incendio di Magmoria. Wow! Ah, ma stai dimenticando che io, Robin con la Y, di 7 anni, nata con una cintura nera di arti marziali e cresciuta da mio zio, il principe lupo, ho distrutto l'orda dei malvagi cavalli. Ho scoperto i tuoi segreti. È naturale? Ho trovato la tua sfera di cristallo e l'ho distrutta. Cosa? Non è possibile! Esatto, la mia spada della neve è la spada della profezia di cui parlavi. E contro ogni logica terrena, il magma l'ha resa soltanto più forte di prima. Robin la coraggiosa, il tuo destino è segnato. Oggi è il giorno in cui ti condurrò verso la tua fine per sempre. In guardia! Caspita, adoro scrivere.